tá conseguindo definir. Sold out. So all of the things, locked up the gates.
del Galatasaray. Sarà Traoré, sempre davanti a Gonçalves. Traoré fino in fondo. Traoré, l'acqua è finito. Tanto Gonçalves crea Sergin. Chiama il pallone di Aie. Riesce a tenerlo Traoré. Ecco la verticalizzazione. Molto lontano l'avversario. Prendersi il pallone tra me. Bella l'imbucata, Traoré! E arriva il meritatissimo vantaggio maliano al 38esimo. La firma è di Gemusa Traoré. Primo gol per lui dopo l'assist fornito nella gara contro il Paraguay. Risultanza anche piuttosto contenuta, quasi come se ci fosse la sicurezza da parte della squadra africana, che prima o dopo il gol sarebbe arrivato. Qui Gonçalves non ci capisce nulla sul filtrato, sul pallone geniale di Dramé. Apre il piattone sinistro Traoré e porta avanti i campioni d'Africa Under 17 a 8 dall'intervallo. Diventa ancora più difficile la partita. Il Mali, squadra preparata in maniera diversa. Qui che errore di Kabak. Attenzione alla possibilità ancora per Traoré. Traoré non ha calciato, ha cercato l'assist per Ndiaye. Palla per un attimo da parte di della partita. Cani. Una verticalizzazione che pesca libero tra le linee Traoré. La puntare sulle conclusioni della media e lunga distanza. La squadra di Kumla. Entrare nella seconda metà della ripresa. Erroracci, disimpegno del centrale turco. Attenzione alla rapidità da parte di Traoré, che ride Kabak. Traoré all'indietro per Cani. Ancora una volta la velocità di Traoré che mette in imbarazzo Gonçalves. Quasi si aggrappa al suo avversario Traoré. Gonçalves si è fatto anche male all'indietro di Traoré. Squadre più belle da vedere, più